Dovrà essere trasmesso in tempo utile, nel tempo più breve possibile alla Regione, perché a tutte quelle interrogazioni, a tutto quel movimento fatto dalla precedente amministrazione e dalla deputazione regionale, di tutto quel movimento, la Regione non ha avuto alcuna notizia. Le condizioni per farlo diventare un progetto esecutivo ci sono quasi. Il nostro programma porta questo obiettivo fin dalle prime pagine. E forse credo che è uno dei nostri sogni nel cassetto che devono diventare realtà nell'arco di 5 anni. Si marcia verso un qualcosa di ignoto, ma che già oggi produce nelle famiglie di Alcamo delle difficoltà e dei problemi concreti. Accogliamo positivamente la mozione in questione, condividendone gli intenti, quale azione di prevenzione e contrasto alla ludopatia, nuova forma di dipendenza. Purtroppo la partecipazione o copartecipazione quest'anno da parte del Comune si poteva ridurre ad un contributo per quanto riguarda l'acquisto delle coppe per la premiazione e la messa a disposizione degli scuolabus per gli spostamenti dei diversi calciatori. Questo contributo è stato rifiutato perché ovviamente è ritenuto poco idoneo rispetto alla richiesta iniziale. Non è possibile che rischiamo, dopo aver perso Summertime Blues Festival, di perdere l'anno prossimo il Costa Gaia, e se non c'è un adeguato sostegno, vedete che tutte le manifestazioni che sono vanto per Alcamo vanno a finire.